Salve a tutti ragazzi, bentornati in Hearts of Iron 4 Arsenal of Democracy. Con me, come al solito, c'è il buon Darkstar, che guida l'Unione Sovietica. Ciao! E riprendiamo dal dove abbiamo lasciato il nostro ultimo episodio. Abbiamo Nimitz che ingaggia dei convogli italiani e non riesce a distruggerne neanche uno. Non sa quale ragione, però va bene. Mamma mia, una idea. Oh, Istanbul è caduta, sì, alleluia. Ci sono voluti 20 episodi, ragazzi, ma ce l'abbiamo fatta. Sono voluti 20 episodi, ma ce l'abbiamo fatta. Tipo, tu hai divisioni corazzate? Eh? Ah, volevo sapere quanto è l'organizzazione che hanno di solito le tue divisioni corazzate. Giusto così a titolo informativo. Tu che cos'hai? Ah, dipende, cioè alcune hanno 27, altre hanno un po' meno, cioè... Oh, le mie hanno come massima organizzazione 23,57. Ok, quindi è bene. Dipende. Dove è andata per te? Questa qua. Siccome ci hanno veramente rotto le scatole. Oh mamma, se Dark si è rotto le scatole sono cazzi. Ah sì sì, qua sotto adesso sì, sono cazzi per tutto. Muovere, devo stare là, va bene, perfetto, ok. E si continua da me. Aspetta, sai cosa ti dico? Mi avete veramente rotto il cavolo, sposto a metà del fronte polacco. Cosa? Hai capito bene. Adesso qua io steamrollo tutti e arrivo fino a... Cioè mi conquisto l'Africa adesso. Sì, sì, va bene. Non me ne può fregare di meno, sono incazzato, ragazzi. Sì, sì, va bene, va bene. Non è che ti parte un'invasione navale anche a te. Più preoccupato per altri fronti, onestamente. Tipo quello spagnolo? Oh. Anche. Guarda a sud della Spagna, cioè... C'è il triangolare, là, alleati, Cominter e Axis. Eh sì, ma lì c'è, si sta menando tutti contro tutti, no? Sì, anche sopra in Francia, guarda che roba. Sono le fabbriche 4. Ok. Mm-hmm.
Ok, allora. Sto finendo i posti in cui costruire la roba. No, no, io non è che non ho i posti dove costruire la roba. Io non so dove cavolo posizionare tutta la roba. Perso. First world problem. Sì, sì, cioè, ho così tanta roba da buttare fuori che non so da dove cominciare. Non ho abbastanza oggetti, mezzi, pose per permettere l'assalto. Una roba allucinante. Produci a rotta di collo tutto e non è abbastanza per stare appresso alle richieste. Voi avete battle avuto quello plans finale con adesso perché eravate contro le divisioni corazzate. Le divisioni corazzate mie fanno schifo a quanto pare, però adesso siete contro tutto quanto il resto. È già arrivato il mezzo fronte polacco, mi piace. Ah no, deve ancora arrivare, queste sono unità nuove, fantastico. Oh Cristo. 8, 4, 3, 4, 1, quindi sono 5, 7 più 8, 15, 20 unità nuove, 40 unità nuove, perfetto. E adesso si sboccia. Potete avanzare quanto volete, ma se non lasciate truppe dietro a proteggervi il culo. Non andate distante. Vorrei mandarti una foto. Ah, non mandarmi nessuna foto, per l'amor di Dio. C'è cioè il battle plan spagnolo. Ok, parte da dove sono adesso. E tipo, è un'unica linea che copre tutte quante le coste dell'Europa. Quasi arriva praticamente a metà Germania. Madonna. Aspetta, finalmente inizia a arrivare le cose buone. Quanto ci vuole per il coso qua? Perfetto, 140. Traction qui più 10, 10. Mamma, mamma, mamma. Mamma. Beh, io per me è un per me è un trauma, eh. Sì, ragazzi, sta campagna qua si sta rivelando essere qualcosa di indicibile. No, ma è divertente, però figa di un pesante. Sì. C'è un altro asso, non me ne importa. Morirà come tutti gli altri. Soprattutto non capisco come fanno i tedeschi ad essere così... OP? Sì. Voglio chiedere. Perché dovrei andarglielo a chiedere, scusa? Ah, così, per favore. Scusate, perché siete qui? Capito. Però sono gentili. Se loro mi rispondono la merda rosa. No, ma è vero, sono gentili, dai. Ah, beh, ok. Sono come i nuovi turchi qua che pensano di potersi riprendere la Turchia, ma che in realtà... mi stanno soltanto riprendendo un paio di manganellate nel sedere.
un disastro perché ci sono tante cose da rifornire. Aspetta. Non è abbastanza punti per tutti. Naval Invasion. Possono andare quando vogliono là. Finalmente i tedeschi incominciano a succare. Ma non devi fare il doppio Madonna mia. Non devi fare il doppio Maronna. Non devi fare il doppio padre Maronno. Controlla dove sono le mie truppe. Volete dire la livello di non copiarvi la bandiera? No, ci pareva brutto. È una loro bandiera? No, è un ruba bandiera. Ok, forse adesso incominciamo ad avere una coscienza maggiore di quello che possiamo fare. Qui se finisce male. Avanti! Aspetta un secondo, un attimo adesso. Questa roba qua l'ha messo giù Budionni. Detto così sembra un insulto, te lo dico. No, se sta roba qua l'ha messo giù Budionni, cioè è morto, parte per il Gulag. Che altri giorni abbiamo? Questo. 14 minuti. Chi è il comandante che va a farsi un giro al Gulag? Così. Chi è il comandante che si va a fare un giro al Gulag? Non c'è una 18ª armata, è quello il problema. Oppure c'è la fallback line della 18ª armata. Mi sa tanto del... Chi è stato a fare sto casino? E tutti quanti. Io? No, no. No, no, io no, è stato lui, eh. Mentre guarda cosa stiamo. Cosa, dove stiamo andando, no? Guarda, guarda. Guarda in Europa. Oddio.
meglio, si sta espandendo. Dobbiamo cercare di rovinargli la vita finché possiamo. Ok. Maledetti tedeschi, adesso andiamo di torno. Avanti! Come lame nel burro! Come lame nel burro! Che cacchio, dai, 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 dai! E arriviamo prima dei sovietici a Berlino. Giovanni è stato rimpiazzato. È stato rimpiazzato, come mai, poveretto? No, basta, cosa ha fatto? Ha rotto le scatole. Si faccia inchiappettare in questo modo oltraggioso, vergognoso e disdicevole. Avanti, avanti! Avanzare come se non ci fosse un domani. Berlino è nostra! Berlino è nostra! Berlino è nostra! Sarà nostra Berlino! Berlino fu! Berlino ella! Berlinetta! Non lo so, intanto devo fare la produzione. Berlina.
Dai, che arriviamo a Berlino. Devo teccare, eh. Fammi un attimo. E Berlino fu conquistata. La caduta di Berlino. Le forze francesi hanno successivamente conquistato la capitale tedesca, che è caduta dopo una serie di battaglie, pesanti dentro i limiti della città. Un grande gruppo delle Waffen-SS si sono barricate dentro lo stadio olimpico, che eventualmente è caduto dopo un attacco determinato dalle forze legionarie supportate dall'artiglieria. Il colore francese adesso può essere visto garrire sopra il cancelliere del Reich, e anche se ci sono combattimenti sporadici, ora con dei rapporti dai sobborghi, la maggior parte di Berlino è stata, si presume di essere stata pulita dalla resistenza organizzata. Sono arrivato prima io però a Berlino. Vabbè, grazie al cazzo. Oh, adesso questi sono completamente allo sbando. Siamo quello che dobbiamo prendere, andiamo a calci in culo, però adesso c'è bisogno di una cosa. Questo Navy Group qua è troppo... Fermato tu, Dark? Sì, ma vai tranquillo adesso. Ah, ho capito. Porca miseria. Il Stretto di Gibilterra è controllato dal nemico. Tirato la roba che avevano sul fronte da me. Alleluia. Anche ora. Allora, bene,
20 qua, 25 minuti. Ok, questo adesso. Vai, facciamo, aspetta, 23, 24. Sì. Ok. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio, spero che vi stia piacendo come sta andando, siamo, gli alleati sono riusciti a riconquistare... Cami che invadono la Repubblica Spagnola. Eh? È una Repubblica da Spagna, non dovreste invaderla. E voi vi professate come... comunista. Cosa significa una Repubblica? È comunista. Scusa, è una Repubblica, cosa c'entra? Democratici. E vi auguro una buona giornata. Cami. E ci vediamo per la prossima puntata di Hearts of Iron 4, Arsenal of Democracy. Ciao, ciao a tutti!